Buonasera, io vi do il benvenuto dal Coworking Mille Piani per questo secondo appuntamento assembleare dedicato appunto all'analisi della primavera dei beni comuni che come realtà varie e diverse stiamo costruendo dal mese di marzo. Appunto, questo è il secondo appuntamento assembleare e è all'interno di un articolato percorso di dibattito, incontro, approfondimento e ci auguriamo anche discussione che vuole ragionare sul futuro dei beni comuni nella nostra città e che nasce appunto dall'esperienza della delibera per i beni comuni che appunto non è andata in porto al Comune di Roma e che vuole però portare avanti la discussione e rilanciare un immaginario che in qualche modo riesca anche a capire e a discutere insieme di qual è il ruolo dei beni comuni nell'era del post-Covid e quali sono i contributi che le varie realtà che stanno contribuendo a questo percorso possono appunto apportare. Abbiamo cominciato il 21 marzo con un incontro di approfondimento sulle basi giuridiche dei beni comuni e le responsabilità condivise che nell'esperienza dei beni comuni si generano, si producono e si condividono, per poi passare al secondo appuntamento che c'è stato il 18 aprile sul tema degli immobili all'interno della nostra città, ma siamo arrivati anche ad avere un'analisi di un'esperienza spagnola e il tema anche centrale del valore economico e sociale dei beni comuni, nonché della sostenibilità. Continueremo poi a maggio sul tema della trasparenza dei processi decisionali all'interno dei beni comuni e della delocalizzazione delle decisioni che si prendono attorno e dentro i beni comuni, per concludere poi a giugno con un momento di restituzione del percorso appunto che vi ho qua descritto e che ci auguriamo possa portare anche ad un qualcosa di scritto, ad un punto di vista comune e condiviso che appunto ci porti anche verso l'autunno romano. Io lascio la parola a Maya per una breve diciamo sintesi dei punti e delle riflessioni che abbiamo fatto nelle puntate precedenti e poi ad Anna per raccontarci a che punto siamo con i lavori rispetto appunto alla restituzione che ci daremo a giugno. Lascio a voi la parola. Condivido lo schermo. Ovviamente, ma spero che vediate. Allora, vedete bene lo schermo? Ok. Allora, questa è, diciamo, una piccola presentazione che abbiamo preparato per chi non c'era negli scorsi appuntamenti. Andremo un po' veloce sulle parti, diciamo, un po' più vecchie, mentre ripasseremo un po' meglio l'ultima parte, che è quella che, insomma, ha dato il via un po' alla parte più costruttiva, di scrittura di quella che vogliamo, della carta che vogliamo proporre. Allora, chi siamo? Questo speriamo che ce l'abbiamo chiaro. Comunque siamo una rete di associazioni, chiaramente puntiamo ad allargare la rete a livello cittadino. E siamo partiti dal concetto appunto di inverno, di un lungo inverno dei beni comuni, per poi ripartire a rifiorire con una nuova stagione che abbiamo fatto coincidere appunto in maniera molto originale con la primavera a marzo. E abbiamo analizzato, grazie anche agli interventi che ci sono stati di Ugo Mattei, di Anna Mendes, quindi diciamo esponenti del mondo della cultura, del mondo giuridico, dell'architettura, della divisione del contesto anche urbano, visto in chiave civica e di partecipazione cittadina. Quindi abbiamo affrontato i vari punti critici e le opportunità, e diciamo il nodo centrale resta quello dell'interazione tra i cittadini e le cittadine e l'amministrazione. Ci siamo poi posti delle domande guida per capire dove ripartire,
che ruolo hanno le imprese anche in questo processo, e di quali dispositivi dotarci per proseguire, e soprattutto che responsabilità ha la cittadinanza e quale appunto responsabilità hanno le amministrazioni. Abbiamo appunto ci siamo delineati degli obiettivi, tra cui, come dicevamo prima, fare un fronte comune, difendere i beni comuni esistenti, avviare un confronto dinamico tra le associazioni che sono dentro e quelle che ancora devono, diciamo, in qualche modo aggiungersi a questo percorso. Ci siamo posti la questione di legale e illegale, cioè cosa significa legale e illegale. Siamo passati poi ad analizzare gli strumenti e le pratiche. Come sapete, ci sono già in atto alcune leggi, ci sono stati dei regolamenti approvati, non è il nostro caso purtroppo, ma questo fallimento, chiamiamolo così, ci ha dato un po' la spinta per anche rinnovare il nostro pensiero e di ricominciare un percorso. Quindi abbiamo aggiunto anche dei pezzetti e ci sono aggiunte anche altre persone, altre associazioni. Quindi lo prendiamo come un momento di rinnovato entusiasmo. E qui arriviamo appunto all'incontro della scorsa volta, su come si ottiene un riconoscimento politico da parte delle istituzioni, mantenendo però la propria autonomia, cioè senza farsi inglobare, né svendersi, né farsi appunto, né rinunciare alla propria parte di radicalità in questo processo. Ci sono numerose esperienze virtuose nei nostri territori. Ci sono dei meccanismi instaurati di fiducia tra le istituzioni e le associazioni, e vogliamo ripartire appunto da qui, dalle buone pratiche, ma vogliamo anche che il campo si allarghi, perché comunque ci sono tantissimi immobili, materiali e immateriali, dei beni materiali e immateriali ancora, non disponibili, e vogliamo fare in modo che la partecipazione si allarghi anche fino a comprendere questi. E, è importante dire che per noi queste pratiche prevedono una serie di parole chiave, poi le affronteremo meglio nel caso specifico. Comunque noi ci approcciamo a questo percorso con un'ottica intersezionale, con uno sguardo chiaramente alla sostenibilità ambientale, all'innovazione sociale, alla trasversalità, alla creatività anche, e alla condivisione. Vogliamo che questo processo sia reale, cioè non una cosa sulla carta, e anche per questo abbiamo voluto rinnovare anche un po' la modalità, ricominciando da capo a tutti gli effetti. Questo è un po' il quadro all'interno del quale ci stiamo muovendo, cioè alcuni spunti di tipo appunto giuridico. Ci sono numerose contraddizioni anche in termini, per esempio l'altra volta notavamo che ci sono delle ambiguità semantiche, per esempio, no? Il concetto di proprietà nella Costituzione all'interno della sezione relativa agli interessi economici e non a quello dei diritti fondamentali. E proprietà è una delle parole che vogliamo indagare, perché appunto il bene comune di chi è? Delle istituzioni o dei cittadini o di tutte e due, si può collaborare in questo senso. E, abbiamo poi affrontato, vabbè, le questioni legate alla Costituzione, nell'articolo 18 che c'è caro, che appunto valorizza l'autonomia delle cittadine e dei cittadini. E abbiamo esplorato il caso della Regione Lazio. Una cosa molto positiva in questo senso è diciamo l'investimento sulla formazione del personale. E questo è appunto un elemento veramente fortemente positivo, non solo per l'amministrazione stessa, ma anche nel rapporto con le cittadine e i cittadini. C'è quindi bisogno di riprendere questo forte lavoro, che è soprattutto culturale, di interazione tra la pubblica amministrazione e le nuove professionalità, per gestire questi processi, che sono dei processi, diciamo, vecchi e nuovi, cioè che comunque si stanno rinnovando. E a questo si unisce poi il ruolo dei privati e della loro alleanza con il pubblico. Ci siamo poi appunto posti degli interrogativi sulla questione del tempo e delle dimensioni, perché ovviamente i beni comuni hanno a che fare anche con il tempo e con lo spazio in particolar modo.
e anche la nostra capacità di rendere sostenibile quello che facciamo, e, cioè di apportare una miglioria che sia anche una questione di valorizzazione della qualità della vita. E, abbiamo cercato appunto di individuare degli indicatori di affrontare il tema dei rapporti di forza con le istituzioni, come dicevo prima, e poi un altro strumento di cui diciamo, abbiamo parlato spesso e di cui ci vorremmo dotare è una mappatura, cioè avere chiaro lo stato dell'arte e capire questo percorso da dove parte e dove può arrivare, anche in termini fisici e temporali. E questi sono appunto stati gli appuntamenti, i primi appuntamenti a partire dal 21 marzo, che non è incluso. Ci vedremo poi ancora per circa 3 volte e sarà l'occasione per portare avanti il lavoro che cominceremo oggi con un intermezzo appunto che sarà quello di sabato 8 maggio che prevede l'incontro con esponenti del mondo delle istituzioni un incontro, appunto, l'abbiamo chiamato un incontro con gli esperti, così genericamente inteso, ma che è un momento di confronto e di acquisizione anche di elementi qualitativi molto importanti. E, questo breve riassunto poi lo metteremo a disposizione di tutte e di tutti, così avremo sempre il quadro più o meno aggiornato per chi si vuole unire in corsa. E credo di aver detto tutto e lascio la parola ad Anna per avviare il lavoro di oggi. Interrompo la condivisione. Ok, vai Anna. Buon pomeriggio a tutti. Maya ha fatto un'ottima introduzione a quello che sto per, di cui sto per parlare io, che si tratta di aver individuato, se non altro, delle parole chiave, ma comincerei sicuramente dalla definizione, perché come avete intuito dal riassunto di Maya, sono venuti fuori diversi interrogativi. Allora noi per dare, non dico risposte, ma per trovare rispondenza nella realtà, negli scritti e quant'altro, abbiamo individuato la definizione di beni comuni secondo l'associazione Stefano Rodotà, per esempio, che dice che sono cose che esprimono utilità funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. E poi cittadine e cittadini organizzati, chi sono? Cioè chi siamo noi, no? Per darci anche una definizione. Sono le cittadine e i cittadini organizzati in reti formali o informali, sono coloro che agiscono nell'interesse collettivo senza alcun scopo di lucro. Quindi poi siamo andati a fare un'ulteriore ricerca a livello europeo. Cosa sono i beni comuni? Come vengono definiti? I beni comuni sono universali, appartengono alle cittadine e ai cittadini e non devono in nessun caso essere oggetto di appropriazione da parte delle autorità o degli interessi privati. E quindi questa ovviamente è una definizione che noi abbiamo estrapolato giusto per aprire il discorso sulle parole chiave. Questo ci servirà per cominciare a scrivere una carta dei beni comuni per Roma Capitale. Come scrivere questa carta? Intanto dagli incontri precedenti e quelli che verranno abbiamo annotato delle parole chiave, molte di esse ricorrenti. Per esempio, comincerei assolutamente dalla partecipazione, cioè le istituzioni devono incentivare la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini. Per poi passare alla co-progettazione e co-organizzazione, no? Dei beni comuni. E tutto questo deve essere assolutamente anticipatorio della formazione, cioè la formazione deve essere unilaterale, devono essere formati sia i cittadini e le cittadine che i funzionari. E qui abbiamo concordato i funzionari a diversi livelli, ovviamente qui si parla di Roma Capitale, ma come ben sapete Roma ha 15 municipi, più gli uffici centrali del Comune di Roma, quindi qui si parla veramente di pubblica amministrazione comunale da formare. La formazione è importante perché nei nostri percorsi, non solo di adesso ma precedenti, anche quando raccoglievamo le firme, ci siamo resi conto che c'è un'ignoranza di fondo, pur essendo funzionari di tutto rispetto, sull'attribuzione di beni comuni, sulla gestione dei beni comuni. Quindi la formazione è un'altra importantissima parola chiave. Poi abbiamo, sempre scorrendo le varie riunioni, i vari testi e le varie esperienze anche raccontate,
è apparsa la parola molto frequente non solo in Italia, ma nelle esperienze in Spagna, per esempio, di municipalità, che riporta ai nostri municipi, quindi il decentramento, quindi l'autonomia di gestione di questi territori, che non possono necessariamente finire in un imbuto che si chiama Dipartimento del Comune di Roma, cioè spesso le diatribe sono proprio queste, no? Che il municipio ha le mani legate per determinate cose, perché deve sentire il Dipartimento Ambiente piuttosto che eccetera eccetera. Poi abbiamo incontrato anche le esperienze dei beni mobili e immobili, quindi qui si parla di, evidentemente di costruzioni, di edifici in stato di abbandono, ma anche non solo pubblici, ma anche privati. Spesso abbiamo avuto degli esempi, li abbiamo fatti anche le volte precedenti, ex fabbriche che erano private in stato di abbandono e degrado totale, che sono diventati oggetto di senza fissa dimora, eccetera. E poi abbiamo la trasparenza che evidentemente deve esserci, no? Proprio per quella giustizia e giustezza che da tutte e due le parti deve essere obbligatoria, cioè nessuno deve avere zone di ombra e tutto deve essere alla luce del sole. E il valore sociale di questi immobili e dell'azione dei beni comuni intesi come tale, quindi c'è un valore sociale dietro che può essere il benessere collettivo, può essere l'accoglienza, il co-housing, può essere tutto ciò che può trasformare in salute, in benessere, per esempio gli ospedali chiusi da oltre 10 anni, abbiamo visto l'esperienza del San Giacomo piuttosto che del Forlanini, se fossero riaperti sarebbe un valore sociale che va verso la direzione del diritto alla salute, bene comune. E poi vabbè, l'innovazione che non può mancare, la sostenibilità, l'economicità di quanto si possa risparmiare se questi beni comuni fossero assegnati per bene con delle regole precise a cittadini e cittadinanza attiva, ma anche all'impresa, perché è venuto fuori anche la parola impresa. Impresa è intesa sempre con lo sbocco del valore sociale, ovviamente. E poi la valorizzazione e cura di un bene comune, laddove anche ultimamente stiamo leggendo sfratti continui di associazioni, di organizzazioni che hanno preso a cura da oltre 20 anni, anche se non di più, un bene comune che vengono sfrattati. Quindi è stato veramente uno schiacciare, un non riconoscere il valore sociale di quanto è stato fatto. In virtù di altre ipotesi di destinazioni di questi non chiare, ovviamente, quindi qui manca la trasparenza e la chiarezza di questi beni comuni che vengono nuovamente sottratti ai cittadini, alla cittadinanza. E quindi questo è un tasso dolente che stiamo riscontrando purtroppo, pur essendo nel terzo millennio. Altre parole chiave, appunto la coabitazione, co-housing, l'utilità di beni comuni per il co-working e quant'altro, insomma, e poi abbiamo l'ottica di genere che non va dimenticata, cioè spesso sono persone che sono vittime proprio dell'amministrazione mal gestita, di immobili mal redistribuiti e per cui ci vanno di mezzo persone che invece avrebbero bisogno di avere un'accoglienza. Una formalità meno burocratica di quello che sono beni comuni da condividere appunto in co-housing, ma per un valore sociale altissimo, quello appunto dell'accoglienza, per non parlare poi dei centri di accoglienza che andrebbero veramente soppressi, non dovrebbero neanche esistere più, non dovrebbero esistere questi lager, no, dell'accoglienza. Quindi ecco, ho fatto un po' una carrellata delle parole chiave più significative che sono emerse, non perché siano solo queste, perché poi ce ne sono altre, la gestione e la cogestione, i diritti, il rispetto dei diritti universali di tutti in quanto persone. E quindi ecco, io mi fermerei qui per dare il via anche un po' al dibattito, spero di averlo stimolato con cose magari non dette che si possono dire e aggiungere. Perché veramente è una carrellata bellissima e noi stiamo compilando una sorta di bozza di carta, l'abbiamo un po' soprannominata la carta dei beni comuni per Roma Capitale. Per adesso soffermandoci su un numero di 10 articoli, però aspettiamo ovviamente nuovi impulsi, nuovi suggerimenti e soprattutto la condivisione da parte di tutta la cittadinanza attiva.
che fa parte della rete, di essere parte di questa carta dei beni comuni. Io mi fermerei qui e si può aprire il dibattito. Grazie mille. Magari segniamoci nella chat chi vuole intervenire anche sulla pagina Facebook, chi vuole nei commenti. Sentiamo allora Anna Laura Rosati, forse ci poteva dire qualcosa sulle ultimissime. Anna Laura, tu avevi qualcosa da dire sulle ultime notizie? Allora, io volevo, intanto buonasera a tutti, volevo un po' riflettere con voi su quello che sta accadendo a livello delle commissioni di Roma Capitale, sulle commissioni patrimonio, dove il consigliere Ardu ha presentato, e ne ho ricevuto notizia se non erro dall'ex lavanderia, il regolamento dei beni immobili. Ecco, mentre noi ci adoperiamo per una valorizzazione dell'essere cittadini e non sudditi, viene perpetrata ancora una volta da parte dei consiglieri 5 Stelle la loro visione del comune come, e del patrimonio del comune come di un patrimonio privato loro, senza tenere presente che è un patrimonio comune e quindi anche di tutti gli abitanti della città di Roma, di noi cittadini feudatari. Ecco, io volevo porre a questa, ho dato una scorsa e mi sono segnata alcuni punti, voglio dire, sul regolamento dei beni immobili che mi hanno lasciato molto perplessa, ma tutto l'impianto è proprio visto da chi deve gestire, ritenendo che questi beni siano dei beni propri, personali, quasi personali. Per cui mi chiedevo se non era il caso di chiedere un'audizione alla Commissione per portare un'aria nuova, se vogliamo, di quello che potrebbe essere il ruolo dei cittadini in questo, anche in questo regolamento dei beni mobili. Soltanto un articolo viene dedicato, diciamo, a, mi sembra se non erro, l'articolo sul sociale. Però tenendo sempre presente che è una concessione che viene fatta dopo una serie prevalenze che vengono date, che vi posso dire, a strutture quali la polizia, le armi, forse si pensa sempre ai beni delle caserme, che voglio dire che poi in parte potrebbero essere anche dismesse, invece date per uso sociale, ma la premine, come se fosse un bene, diciamo un po' il regolamento dei beni sequestrati alla mafia, no? In cui gli articoli prioritari sono sempre dati a quelle che sono le strutture pubbliche. Non viene per esempio valorizzato tutto il lavoro che è stato svolto, che voglio dire, e che è svolto nel mantenimento di questi beni da chi li ha avuti in concessione anche negli anni precedenti, e viene rimandato sempre al patrimonio il fatto di decidere se sono beni che vanno riportati in proprietà del comune, e quindi rimessa in discussione tutto quello che è stato dato precedentemente. Ecco, io ho timore
che questo regolamento sia un regolamento che poi noi ci con cui noi poi un domani potremmo confliggere. Per cui se qualcosa è ancora, essendo in commissione, da poter correggere, da poter in qualche modo suggerire un impianto che veda la partecipazione attiva dei cittadini e anche dei municipi a cui viene demandato soltanto un'opera di consultazione. Ecco, io credo che questo potrebbe essere un momento per farci sentire. Se non, cioè, voglio dire, le vie sono chiedere, a mio avviso, alla commissione stessa di essere ricevuti, oppure alla commissione, voglio dire, che vigila, quella della trasparenza di questo processo. O eventualmente in ultima analisi noi fare un'azione proprio di pressione se ci venga rifiutato questa accoglienza. Ecco. Però io credo che un commento a questo regolamento per il rispetto a quella che è stata la nostra storia e a quelli che sono i nostri principi come cittadini, voglio dire, come abbiamo detto, non voglio dire veri cittadini e non feudatari sarebbe il caso da presentare. Grazie, grazie per questo intervento. Io riprendo la parola qui dal co-working Mille Piani. Ricordo per chi volesse intervenire anche per capire se ci sono realtà, associazioni, gruppi diversi rispetto a quelli che abbiamo conosciuto negli altri appuntamenti, insomma, di farsi avanti, perché l'idea è quella di condividere il percorso che stiamo facendo, che Anna ha insomma qui delineato a grandi linee per parole chiave, e capire appunto se ci sono esperienze che vogliono unirsi e dare questo contributo, perché appunto l'idea è essere aperti e dinamici proprio alla luce della volontà poi di compilare, di costruire insieme questo manifesto, che vuole essere uno strumento politico prima che come dire, uno strumento giuridico o amministrativo, ma appunto vuole dare una visione politica che in qualche modo tiene dentro le nostre diverse esperienze, che sono appunto molto diverse, a volte che vengono da storie diverse, ma che in qualche modo hanno scelto di unirsi in un percorso di ragionamento sui beni comuni oggi, perché appunto la coalizione ragiona da anni sui beni comuni e su quali strumenti poter mettere a disposizione della città, e molti altri dibattiti si stanno aprendo a Roma e non solo sulla questione dei beni comuni, come si immagina il futuro di questo grande mondo, che poi è un mondo dell'associazionismo, della politica, dell'attivismo, della partecipazione, prima ancora che il mondo della gestione pratica del bene. Io credo che Anna abbia toccato un tema fra i vari, un tema centrale, che è quello del valore non economico ma sociale, che le nostre diverse esperienze contengono, rappresentano, e che in qualche modo è quello che spesso fatichiamo a mettere sul piatto, a far pesare davanti alle istituzioni, davanti appunto alla politica istituzionale. Per quanto mi riguarda, come esperienza Luce e Siesta, noi abbiamo molto ragionato su questo, unendo il valore sociale della nostra esperienza a un concetto che abbiamo definito il debito di cura, che come donne abbiamo in qualche modo accumulato in anni di discriminazione, di gap salariale, di lavoro non retribuito, che appunto che è il lavoro di cura che spesso sulle spalle delle donne grava. E riteniamo che la formula bene comune, fra le altre che agiamo nello spazio femminista di Luce e Siesta, possa essere appunto la cifra di ciò che c'è in qualche modo ci è anche dovuto, che ci deve essere restituito, e quindi nel bene comune femminista questo prende forma, ed è un ragionamento che stiamo portando avanti e che crediamo che in qualche modo possa essere forse utile anche ad altri spazi che
stanno ragionando sul fatto che noi non siamo solo valore economico. I beni comuni sono valore relazionale, sono valore sociale, sono valore spesso intangibile che non si misura con la moneta, almeno non con la moneta che siamo abituati a conoscere. Non so se in chat ci sono qualcuno si è prenotato, se c'è qualcuno magari che vuole controllo la chat tante volte. Il prossimo appuntamento che stiamo immaginando è, come dicevo prima, è un po' più dopo che abbiamo parlato delle basi giuridiche, dopo che abbiamo affrontato il tema delle responsabilità e anche siamo entrati un po' nel merito delle leggi che parlano di beni comuni la scorsa volta. La prossima volta la nostra intenzione è quella di capire quali percorsi di trasparenza, quali percorsi di inclusione e di anche formulazione di consenso si danno all'interno dei beni comuni, perché appunto nella diversità delle nostre esperienze è importante che nessuna delle no dei nostri dei principi che le nostre realtà rappresentano venga dimenticato. Quindi il rispetto per l'ambiente sicuramente, il rispetto per la partecipazione, l'inclusione, come diceva prima Anna, l'universalità del bene comune e quindi anche quali sono le strade per rendere poi il bene comune veramente inclusivo e includente di diverse ottiche e visioni. Chiara, dell'ex lavanderia. Proprio al volo, eh? Allora, io sono arrivata in ritardo come mio solito, ma sono arrivata alla riunione in cui abbiamo cominciato a discutere carta sì, carta no, che tipo di carta, che cosa inserirci dentro. Allora, mi sono chiesta in questi giorni, noi abbiamo tentato in quella riunione di tirar fuori dei principi più che delle normative, anche a fronte del fatto che esiste, e di questo ne dobbiamo comunque tenere conto, anche una normativa regionale che dà definizioni di beni comuni, dà definizione di alcuni altri elementi come l'autogestione, la progettazione, insomma, ci sono una serie di cose che sono già identificate, quantomeno per la regione, e quindi dobbiamo tenere conto anche di questo, capire se anche questo, non solo la delibera sul patrimonio, sulle concessioni del patrimonio che il Comune sta portando avanti già da un po', peraltro, cioè, come ci rapportiamo anche a questa? Allora, la cosa che mi preme dire, anche a fronte di quello che ci siamo detti in questa pre-riunione, ma anche di quello che è venuto fuori oggi, è che al contrario di quanto previsto in fondo anche dalla normativa regionale e dal suo regolamento, indubbiamente qualsiasi esperienza che sia già esistita, che sia un'esperienza nei parchi, che sia un'esperienza in immobili, che sia un'esperienza anche di innovazione sociale di altro tipo, richiede sempre un periodo di transizione e di confronto con le normative, tra virgolette, istituzionali. Le esigenze e le modalità spesso innovative che invece si portano avanti nella promozione delle attività che comunque contribuiscono alla costruzione della persona umana e in alcuni casi noi diciamo, almeno forse non tutti, ma noi diciamo alla identificazione di quelli che sono i beni comuni. Ora, questa idea di transizione proprio questa è proprio quella che secondo me tiene insieme le tante cose, ovvero sia la transizione da uno stato spontaneo, diciamo così, a uno stato più formalizzato e riconosciuto e riconoscibile, implica che ci sia la formazione nostra e la formazione dei nostri interlocutori alla comprensione reciproca. Questo significa anche disponibilità alle modifiche, che non sono soltanto le modifiche che vengono chieste a coloro che vogliono gestire il bene comune, ma anche a coloro che immaginavano una potenziale gestione, innanzitutto. Implica formazione, scambio e coprogettazione per far fronte all'identificazione, alla domanda identificata, che non sempre coincide tra quella prevista dal comune e quella prevista e quella invece sperimentata sul campo da coloro che hanno in questo modo, in molti modi, o vorrebbero in questo modo dare risposta alle domande sociali presenti. Quindi,
mi stavo interrogando sul come arrivarci, però credo che in questa fase la cosa veramente importante sia appunto questa formazione reciproca, questo riconoscimento reciproco che ci debba essere all'interno di qualsiasi strumento noi utilizziamo, che sia la carta o che sia altro strumento, questo riconoscimento reciproco, questo apprendimento reciproco, che è anche un apprendimento innovativo, cioè che deve essere anche aperto a costruire soluzioni, non soltanto a insegnare come si fa, ma anche a costruire soluzioni alternative. E in questo senso io credo che comunque del patrimonio disponibile o indisponibile pubblico e quantomeno i comuni possano farci esattamente tutto quello che vogliono, ormai questo mi sembra chiaro. Quindi possono anche decidere di darli in comodati di uso a uso gratuito e non per forza a uso di mercato o a uso col canone, non mi ricordo più comunque come si dice, calmierato, Concordato. cioè concordato. Credo anche che ci sia una questione di tempi, nel senso che le attività di trasformazione o di transizione da uno stato non riconosciuto a uno stato di riconoscibilità di qualsiasi attività debba essere pensato e gli debba essere dato del tempo, anche perché ci sono investimenti, anche se non per forza materiali, anche immateriali che richiedono del tempo e delle risorse, non solo monetarie, ma anche di competenze, e che questo debba essere riconosciuto. Insisterei molto sulla transizione, perché la fregatura di una legge o di un regolamento è che dice adesso è così, poi sarà così, però tutto quello che c'è in mezzo invece non c'è. E noi sappiamo che invece è un processo quello che porta anche all'identificazione di un bene comune. Ed essendo un processo, quello che ci interessa è la riconoscibilità del processo. E anche che cosa il processo costruisce per tutte le parti che sono in gioco. Non so se sono stata molto confusa, o se mi avete capito, però sulla questione della transizione, io sono, come dire, molto. Lo prendo anche ad esempio, visto che abbiamo citato anche la sostenibilità dalla transizione biologica di un'impresa agricola. Sono 10 anni, il periodo che viene dato è un periodo decennale. Una transizione di questo tipo non è una transizione che avviene né per firma su qualsiasi carta o trattato né per regolamento, è una cosa che richiede i tempi della terra e così credo anche i tempi delle persone. Quindi la trasformazione o comunque il riconoscimento di un bene comune implica anche che nel tessuto urbanistico ci sia un ragionamento, il che significa che anche noi dobbiamo migliorare i nostri coordinamenti e le nostre reti per poter usufruire di tutte le competenze che possono essere giocabili su questo campo e che ci possono far crescere anche dal punto di vista formativo. Mi fermo qui. Allora, mi sentono, sì. Darei la parola a Catiuscia del Comitato del Parco di Giovannipoli. Grazie. Scusate, giusto un attimo per raccogliere le idee. Ho preso diversi spunti, diversi appunti ora Tanto io concordo sul valore dello scrivere, in qualche modo del produrre una carta che sia comune, che racchiuda tutta una serie di principi e anche di volontà, che abbia però un valore politico più che in qualche modo giuridico, piuttosto che regolamentatorio rispetto a quelli che possono essere i temi di gestione dei vari beni comuni, un po' per esperienza già vissuta, un po' perché secondo me questa è una fase anche molto diversa, nella quale cambiano anche rispetto alla pandemia, all'emergenza sanitaria, cambiano e stanno cambiando anche tanto le esigenze che arrivano dalla cittadinanza attiva rispetto agli utilizzi,
che possono arrivare dei diversi beni comuni, dagli immobili a un'area verde, cioè un'area verde oggi è vissuta in modo totalmente diverso rispetto a quella di un anno fa. E quindi avere una carta che in qualche modo sancisce dei principi che però secondo me devono essere basilari, non soltanto dei principi generali su che cosa sono i beni comuni, come possono essere individuati, eccetera, ma anche rispetto a quella che è l'esperienza romana, una carta che sia in grado di entrare nel merito di alcune tematiche e problematiche che noi abbiamo poi in questa città, no? Il tema sollevato da Anna Laura rispetto al regolamento di Ardu, piuttosto che quello che ci raccontava Chiara. Questa è una città che in qualche modo ha necessità, secondo me, di mettere dei principi cardini da parte della cittadinanza attiva, oltre la quale non è giusto, cioè, secondo me non dovremmo andare. Giusto prendere a riferimento anche la legge regionale, ma non può essere la legge regionale il limite oltre il quale non andare, no? Per cui invece secondo me ci sono dei punti che sono anche affrontati dalla legge regionale, ma che invece attraverso una nostra proposta possono essere migliorativi di quella legge, assolutamente sì, e poi ci sta anche che uno fa un percorso parallelo con la regione per portare delle proposte che possano essere migliorative. E questo proprio in virtù del fatto che poi come cambia ed è un processo la definizione o arrivare a definire un bene comune, è anche in questa fase la gestione piuttosto che la definizione, piuttosto che qualsiasi cosa, eccetera, è comunque un mondo sempre in divenire, sempre in cambiamento. Per cui e le leggi che non dovremmo, in qualche modo, che possiamo anche proporre noi, no? Però che non dovremmo, ma che possono fare tranquillamente i politici nei vari consigli, nelle varie commissioni, eccetera, dovrebbero essere anche in grado di rispondere poi a quelle che sono le esigenze di cambiamento. Sicuro il tema degli immobili è un tema che secondo me sulla carta andrebbe trattato con un particolare riferimento, perché noi oggi parliamo del regolamento sui beni indisponibili, poi veniamo da una storia in cui, no, tra gli sfratti delle associazioni, gli sgombri, piuttosto che altri trattamenti di richieste di affitto, eccetera, veniamo da situazioni piuttosto complesse, per cui secondo me alla base ci dovrebbe essere una proposta che può valere anche per tutti gli altri beni comuni, poi nel ruolo dei cittadini, nel ruolo delle istituzioni, le regole possono essere le stesse, però proverei a trovare una modalità per trattare in maniera specifica il tema, perché poi anche il tema clou in qualche modo di questa amministrazione, magari anche delle altre, però di questa in maniera particolare. No, per cui c'è stato in qualche modo un accanimento rispetto a certe situazioni anche piuttosto forte e anche la non volontà, non capacità, no, dal mio punto di vista, però la non volontà di saper distinguere, no, per cui se allo sgombro dell'ex lavanderia paragono lo sgombro per quanto mi riguarda, dell'edificio di Casa Pound, secondo me c'è anche una differenza di valori che invece in qualche modo noi dovremmo valorizzare, raccontare in qualche modo, in qualche chiave, trovare la modalità per raccontarla. E quindi questo mi rifaccio anche al tema dei valori sociali o della valorizzazione delle attività che si fanno attraverso i beni comuni. L'ultima è che concordo sul fatto che in qualche modo, cioè, ci sia assolutamente un riconoscimento reciproco, no? Per cui c'è un rapporto diverso sicuramente da quello che oggi conosciamo con l'amministrazione, un rapporto che deve essere basato però anche sull'ascolto, no? Di quelle che sono le necessità, pur riconoscendo, come dire, dal mio punto di vista, il fatto che un'amministrazione debba continuare a fare un'amministrazione, per cui c'è un processo di sussidiarietà orizzontale, di partecipazione in cui tutti si ascoltano, in cui tutti dicono la loro, come dire, in qualche modo, eccetera, però pur nel riconoscimento dei ruoli, per cui io sono la cittadinanza attiva che porto valore aggiunto, porto
quello che vogliamo, tutto quello che sappiamo, poi tu però come amministrazione devi essere comunque in grado di fare l'amministrazione, per cui da lì l'altro tema è quello del fatto che i cittadini o la cittadinanza attiva non si possono sostituire a un'amministrazione nella gestione di nessun bene comune, che l'amministrazione deve essere un'amministrazione presente, no, rispetto a quelle che sono le necessità e quindi anche in grado di reagire, essere un'amministrazione reattiva rispetto a quelli che sono i cambiamenti. E così come magari dall'altra parte una cittadinanza attiva è in grado di capire quelli che sono poi i limiti che ci possono essere anche burocratici, poi in alcuni casi sono sicuramente dei limiti superabili, ma in altri casi non sono superabili, no? Per cui poi in quello bisogna trovare forme di collaborazione e forme di, non lo so, di lavoro per cercare di raggiungere quelli che dovrebbero essere obiettivi che quantomeno condivisi rispetto poi a un bene comune. Basta, chiudo, grazie. Grazie Catiuscia. Insomma, il tuo intervento mi fa venire in mente diciamo anche un'ottica che come pratica abbiamo adottato nei luoghi delle donne, credo anche che coinvolga anche la Casa Internazionale delle Donne, che ha partecipato anche in altri momenti a questo percorso, cioè a quello anche di percepirci in qualche modo anche noi come istituzioni. Non istituzioni statuali, ma istituzioni della partecipazione, istituzioni del femminismo, istituzioni che si sono costituite dal basso e che in qualche modo mirano a parlare con le istituzioni statuali in maniera paritaria. Quindi non è una richiesta che l'istituzione dal basso fa all'istituzione statuale, ma è una richiesta di dialogo alla pari in qualche modo, e anche per evitare che poi ci sia la delega dell'istituzione statuale alla cittadinanza di dire allora il bene te lo gestisci tu e te lo appunto diventa più un accollo che una risorsa. Forse nella ricerca di un dialogo alla pari, cioè no, né di richiesta né di accollo, c'è la chiave, c'è la postura per far sì che poi ci sia anche il rispetto dei pesi e delle voci che arrivano dal basso e dalla cittadinanza e il rispetto delle storie che le comunità, che i gruppi che spesso si impegnano, si attivano, lottano da decenni, insomma, non da breve tempo, appunto il riconoscimento che queste lunghe lotte devono avere anche per quanto è l'amministrazione pubblica e quindi la storia della Casa Internazionale delle Donne che non viene riconosciuta come istituzione appunto del femminismo storica come luogo di lotta, di vertenza che per decenni ha rappresentato battaglie importantissime per tutte le donne ma per tutto il paese, ma viene considerato uno spazio qualunque che da trattare come dire, con un'ottica generalista che non mira a salvaguardare anche la storicità e le esperienze che là dentro hanno maturato, ma semplicemente si preoccupa solamente di economicizzare, appunto, vedere quell'esperienza come vedere salute, quell'esperienza come un debito, vedere quell'esperienza come una mancanza per il Comune di Roma, invece che riconoscere che poi quello che la Casa Internazionale delle Donne ha restituito alla cittadinanza probabilmente è molto di più di un debito economico. Credo che questo tipo di ragionamento ci aiuti un po' anche a superare o comunque a lavorare, a metabolizzare su quell'immagine che a volte abbiamo delle realtà che sono bene comune, che sono poi limitate, se si dice limitate alla gestione dello spazio verde o della piccola cosa. Il bene comune non è mai solamente gestione della pratica, del piano operativo, c'è sempre un'attivazione politica dal basso, un'attivazione politica che rende quell'esperienza particolarmente dignitosa e che dovrebbe portare l'istituzione statuale a rispettare quell'esperienza, perché sono cittadini e cittadine che si sono presi una responsabilità, che hanno deciso appunto, di essere attivi, non soggetti passivi che guardano l'istituzione solamente come un ente a cui richiedere, a cui andare appunto, a chiedere quello che ci spetta. C'è anche questo, ma c'è un'attivazione, dunque
si richiede che ci sia riconoscimento e rispetto di queste esperienze. Credo che questo sia un altro punto che vada inserito nel manifesto, nella carta, per renderlo proprio uno strumento, come ci siamo detti, che sia politico e che sia anche aperto, dinamico, a nuove realtà, a nuove ottiche che si possono aggiungere nel percorso, altrimenti rischiamo di creare un bene comune cristallizzato già ad oggi, che fra 2 anni potrebbe essere già vecchio, visto i tempi in cui il mondo ci ha mostrato che cambia, in cui cambia, e visto appunto che rendere il bene comune vivo e presente nelle contraddizioni del presente lo rende poi fortemente politico. Allora, vedevo che in chat forse Anna Laura. Sì, se posso intervenire, scusate, ma mi veniva in mente che noi dovremmo anche, come diceva Cariuscio, entrare nello specifico, e qui mi veniva in mente la questione una scala di valori sociali, cioè nel destinare un bene riteniamo che sia prioritario assolutamente darlo all'utilizzo delle ASL, all'utilizzo del militare, voglio dire, perché leggendo ad esempio sempre questo regolamento per il patrimonio dei beni patrimoniali, e rifacendomi a quello che era il regolamento per i beni sequestrati alla mafia, al di là di quello che è uno dei compiti specifici del comune di reperire locali per le ASL, ad esempio, non trovo giusto che la priorità sia data ai militari. Faccio un esempio. Ultimamente era stato dato, proprio seguendo la scala dei valori dettata dai beni sequestrati alla mafia, un magazzino in concessione ai militari, diciamo un manufatto in concessione ai militari, benissimo, gli ex carabinieri, va bene? Cosa ne avevano fatto questi? Bene, un deposito della Coca-Cola. Ora, se noi lasciamo, voglio dire, così aperto soltanto nel dire le priorità debbono essere dati a chi svolge al valore sociale, però qual è il valore sociale reale? Ecco, io credo che su questo noi ci dovremmo interrogare. Grazie. Io chiedo alle altre persone una connesse. Una scala dei valori, io senz'altro credo che vada. Mi sento? Dicevo, chiedo alle altre persone connesse che fanno riferimento ad associazioni in realtà che ancora non stanno partecipando attivamente nel percorso, se vogliono insomma presentarsi e eventualmente appunto capire come poter contribuire a questo ragionamento, alla scrittura del cosiddetto manifesto, della carta, che appunto oggi è solo un primo passaggio, e i punti che ha sintetizzato Anna prima sono, diciamo, un primo lavoro che va sicuramente integrato e continuato nelle prossime settimane. E do la parola a Diego. Allora, salve a tutti, è la prima volta che partecipo a queste riunioni, quindi stavo cercando un po' di capire com'era appunto strutturato, insomma mi sembra che insomma state cercando di insomma già partire dalla definizione dei beni comuni, quindi insomma stiamo, non lo so ancora se ci sono o non ci sono, insomma adesso... però è sicuramente una cosa molto interessante e mi sono scritto delle cose appunto di quello che stavo pensando un po' sui beni comuni, no? Diciamo che
non per semplificare, però sicuramente, diciamo, scrivere una carta, scrivere una carta costituzionale dei beni comuni, insomma, gli darei anche un nome abbastanza importante. Ma perché fare riferimento alla Costituzione italiana non è una banalità, è cercare di essere proprio semplici, comprensibili, quindi pochi articoli ben delineati, semplici, comprensibili a tutti, quindi non qualcosa che va a finire nel giuridico oppure con terminologie poco comprensibili, articolate, no? E penso che debba avere comunque, appunto, per avere una semplicità deve avere una visione condivisa, che è un po' quella che poi mette i punti fermi sul quale poi far girare, diciamo, i vari articoli di questa carta, insomma. I punti fermi sono dettati, secondo me, appunto da che valore il bene comune deve avere per, in questo caso parliamo di Roma, insomma, ma anche in generale, insomma. E sicuramente per me deve avere un valore sociale, un sociale perché deve essere fondamentalmente un punto di aggregazione, perché se è vero che un bene comune viene così stimolato o da una cittadinanza attiva, e poi questa cittadinanza attiva deve essere lo stimolo per altri cittadini, per attivare altri cittadini a questa cittadinanza attiva, se no poi si crea, appunto, quello che prima veniva definita una cristallizzazione, no? Nel senso che un gruppo di persone partecipa attivamente dentro un bene comune, però l'attivazione principale è proprio quella di portare dentro altre voci, altre teste, altre anime, altri pensieri, no? Che possono solo che far aumentare il valore sociale, appunto, di quel bene. Poi, secondo me, c'è un valore culturale, che però culturale è inteso proprio come espressione artistica, perché molte volte la cultura racchiude un po' tutto, no? Soprattutto in Italia si va, insomma, dal cibo alla cinematografia. Io la intendo come espressione artistica, cioè deve essere un posto dove, appunto, l'espressione artistica sia passiva, cioè appunto una struttura dove dentro ci sono delle attività artistiche dove i cittadini ne possono usufruire, ma anche attiva, cioè dove ci sono gli artisti che possono costruire, avere lo spazio per esprimere, diciamo, la loro arte. E non ultimo, secondo me, importante anche economico, perché economico proprio come funzione, come per creare del lavoro, perché ovviamente una struttura, un bene comune, se ben coordinato, può sicuramente creare lavoro, perché lo intendo veramente come qualcosa di un'espressione di professionalità, un'espressione di alta professionalità. Quello che molte volte mi capita di vedere, io sono anche presidente del consiglio d'istituto di una scuola media qua a Roma, di un istituto comprensivo, da poco, non lo farò per molto, ma non perché me ne voglio andare, ma perché cioè mia figlia passerà, non starà più in quella scuola. E vedo, e la lotta principale che cerco di fare è proprio quello di dare valore alla scuola, ma un valore alcune volte che è ormai il valore medio delle persone che danno alla scuola è proprio il minimo indispensabile. Cioè, se devi prendere, se c'hai la scelta fra tre oggetti più o meno uguali, ma uno, diciamo, di un valore misero, un altro di un valore medio, uno di estremo valore, e comunque si punta alla scuola, chi sta dentro la scuola, chi sta anche al di fuori della scuola, chiunque, punta a prendere e a portare dentro la scuola quello dal valore misero. Io invece punterei al lusso, cioè uso questa parola ovviamente fra virgolette, perché invece secondo me dentro la scuola ci deve essere proprio la massima espressione di quell'oggetto, non la cozzaglia. E questo modo di porsi nei confronti, appunto, in questo caso della scuola, che è un bene comune, io lo porterei pure nei beni comuni, cioè quindi come contenuto e come contenuti e come contenitore, cioè anche il contenitore deve avere
un suo valore, deve avere una sua struttura ben definita e ci deve essere un investimento importante per renderlo fruibile sicuramente a tutti, ma anche nell'estetica, anche nel tipo di struttura moderna, efficiente, sicura, pulita, esteticamente ineccepibile. Cioè, per me quello è valorizzare un bene comune, non solo il contenuto, ma anche il contenitore. Quindi questa è un po' un'espressione mia, poi insomma io ho varie, io mi occupo di, organizzo un festival qua a Roma che si chiama RGB Light Experience, è un festival di installazioni luminose, un festival internazionale, molto più conosciuto all'estero che a Roma, come capita molte volte diciamo nel mondo della cultura, e più volte ho cercato di prendere nel senso appunto di per piccolo periodo del festival, ho individuato degli spazi comuni, cioè nel senso che erano dei beni comunali, e ho sempre trovato delle difficoltà a averli, perché ovviamente si entrava in un mondo che non è gestito, in un mondo dove prima sicuramente non era gestito, quindi veniva dato a cani e porci, ovviamente senza controllo, senza assolutamente nessun tipo di ritorno a livello sociale, oppure veniva giustamente molte volte occupato e poi con tutte le criticità di un'occupazione, oppure veniva lasciato così all'abbandono. Oggi mi sembra che se anche sicuramente ci sono stati dei grossi problemi a livello politico per tutto quel periodo là, poi mi sembra la delibera 140, non so come si chiama, quella di Tronca, ha creato sicuramente il panico generale in tutta questa situazione, e adesso mi sembra che invece si sta andando su tutto un altro fronte, molto più, da quello che vedo, io non ho degli spazi da gestire, pubblici o occupati, quindi da quello che vedo, da quello che sento, le persone che invece si trovano dentro quelle situazioni, mi sembra che ci sia un grande caos e non c'è appunto un'idea ben precisa di come poi strutturare tutto questo bene. Parlo dei beni immobili perché si parla veramente di beni enormi, di beni molto belli, di beni di estremo valore sia storico, culturale, anche per il livello di posizionamento. Si parlava prima anche delle case dei militari, ma voglio dire, mi sembra che 15 anni fa furono regalate 5 caserme al Comune di Roma. Di queste caserme a un certo punto è sparito tutto e ho saputo ultimamente che ce le ha in carico Cassa Depositi e Prestiti, cioè una SPA. Quindi sappiamo quello che fa Cassa Depositi e Prestiti con i beni comuni, cioè vediamo l'ex Dogana, quello che è stato fatto all'ex Dogana, quello che è stato fatto a Guido Reni, e quelli sono beni comuni. E mi sembra che l'idea è stata, lo diamo agli amici degli amici e poi dopo, spremuti bene bene, ci facciamo un bel progetto di edilizia, poi non so se è edilizia, non penso sia edilizia popolare comunque. Quindi il problema è molto, cioè ci sono dei gran pesce cani, dei gran sciacalli addosso ai beni comuni. C'è un iter che io poi non è che lo conosco tutto, io parlo come cittadino, da quello che mi arriva in 52 anni che vivo a Roma, di quello che ho capito. Poi non conosco le leggi, non conosco i regolamenti, però penso, mi sono fatto un'idea sui fatti fondamentalmente. Quindi io penso che sicuramente si potrebbe incominciare a dire che ogni municipio, che è riduttivo chiamarlo così purtroppo, perché ogni municipio è come 6 volte Brescia, cioè ricordiamocelo sempre. E se vogliamo vedere quanti soldi il comune di Brescia stanzia per la cultura, per le attività sociali, cioè è solo da vergognarsi quello che succede in un municipio di Roma. E quello evidentemente è un problema, quindi forse Roma deve avere sicuramente più fondi rapportato ai municipi che ha. Ogni municipio dovrebbe avere un bene comune che è un punto di aggregazione riconosciuto, un posto bello dove andare, dove stare,
aperto, dove ci sono attività di ogni sorta, in ogni forma, che dia spazio alle persone di poter parlare, di non sentirsi inopportune e che sia veramente libero. Quindi l'aspetto politico lo lascerei un po' da parte, che molte volte la politica è un qualcosa per molti che diventa un... dico politica come schieramento, diciamo, quello lo lascerei molto da parte, perché poi lo schieramento politico crea una barriera. Invece fare un atto politico, cioè costruire un posto, un bene comune che abbia, secondo me, un aspetto sociale, culturale. Grazie, Diego. E anche economico è importante. Mi taccio adesso. Grazie Diego. Io prima di lasciare la parola a Marco, che anche lui ha chiesto di intervenire, mi sembra che il tuo intervento abbia sollevato diversi punti interessanti, anche che abbiamo già toccato nelle precedenti puntate. Hai parlato della scuola, che è un mondo sicuramente importante, che in questi mesi ha anche vissuto delle dinamiche nuove, inaspettate, e hai parlato anche chiaramente di cultura, di formazione. Negli scorsi incontri ci siamo anche chiesti come poter entrare nelle istituzioni attraverso portare nelle istituzioni la cultura dei beni comuni, quindi perché poi appunto le leggi e i regolamenti noi possiamo stimolarli, possiamo coprogettarli con l'istituzione statuale, ma poi sono dei tecnici, degli amministrativi, dei giuridici che devono poi giustamente stilarli, quindi anche come creare delle formazioni che in qualche modo possano unire queste le ottiche della cittadinanza con quelle delle istituzioni sarebbe interessante. E sulla questione politica ci torno, perché l'avevo detto io prima e non intendevo chiaramente partitica, ma politica intesa nella nobile accezione, quindi delle persone che non pensano solamente al privato, ma pensano alla comunità, alla cosa pubblica, appunto, e in questo modo fanno, secondo me, politica. E quindi ti ringrazio ancora e lascio la parola a Marco Giustini, se puoi presentarti, Marco, grazie. Marco, ci sei? Marco non c'è più. Sì. Lo vedi? Eccomi qua. Una telefonata nel momento. Allora, io sono Marco Giustini, faccio parte di un'associazione che si chiama ABC, Associazione Beni Comuni di Stefano Rodotà, che è nata, diciamo, circa a dicembre dell'anno scorso. La nostra nascita. Mi senti? Pronto? Pronto, mi senti? Sì, ti sentiamo un po' male, ma ti sentiamo. L'associazione è nata a dicembre. Okay. L'associazione è nata a dicembre dopo l'esperienza della raccolta delle firme per la legge dei beni comuni. Noi ci siamo, diciamo, Consiglio a Roma, con l'intenzione di affrontare a poco tutti i temi dei beni comuni, non solo quelli fisici, ma per esempio anche quelli digitali, quelli della non solo dei beni naturali, ma anche dei beni culturali, nel loro complesso, quindi abbiamo vorremmo, progressivamente affrontare ora in questo momento abbiamo fino adesso fatto 3 incontri in videoconferenza, 1 sulla città e 2 sulla sanità, il bene pubblico universale. E prossimamente vorremmo anche affrontare il tema, appunto, proprio della gestione dei beni comuni, e riferendoci a delle esperienze, al nostro parere, molto innovative che si sono
che sono state realizzate in Francia e, in occasione per esempio della, della scrittura di documenti sul, sul cambiamento climatico, le assemblee dei cittadini. E questo è un aspetto importante che si, si rifà direttamente al, al discorso che ha fatto Diego prima, perché è proprio il problema sostanziale di chi gestisce il bene comune. Cioè, se c'è un diritto di primazia delle, delle associazioni, della società civile, delle, della, delle associazioni storiche che hanno diciamo scusami Marco, noi ti, ti sentiamo male, Marco. Sì, cioè, ti sentiamo molto male, non riusciamo a, non riusciamo a seguirti, Marco. Non so se tu ci senti e puoi sistemare la, la connessione. E, nel frattempo darei la parola ad Enrico. Buonasera, mi sentite? Vai. Ecco, il microfono oggi è dura. E intanto buonasera a tutti, io sono Enrico Zulli, faccio diciamo, parte della coalizione da poco tempo, possiamo dire, l'ho sempre seguita, ma ultimamente sono più attivo su questo fronte. E, intanto ringrazio tutti e tutte per il contributo, perché in questo percorso che stiamo facendo ogni volta si arricchisce di nuovi elementi, di nuove esperienze e di nuovi spunti di riflessione. Io parto da, dall'intervento appunto di Diego, che ha messo a fuoco alcuni elementi che in questi in questo percorso che abbiamo fatto sono sempre usciti fuori, ma è riuscito a metterli in fila con una chiarezza e una precisione, devo dire, molto da invidiare. Perché, per esempio, l'esperienza che diceva lui del quando mi servivano degli spazi non c'era, non c'era un interlocutore, non sapevo con chi interfacciarmi, non sapevo come fare. E questo è proprio il punto principale dei beni comuni, è proprio il dialogo. Diciamo, in questo periodo è mancato il dialogo, quello su cui dobbiamo spingere noi in questa carta che proporremo o in qualsiasi altro strumento è proprio il discorso del dialogo, dell'interfacciarsi, anche quest'oggi è stato detto più volte, in maniera paritaria delle, delle realtà dei cittadini con le istituzioni. Che sia uno scambio, un arricchimento costante di tutte e due, di tutte e due le figure per generare valore, per, valore per, la, per le istituzioni, valori per la cittadinanza attiva e valore per tutto il territorio. In questo è appunto essenziale il dialogo. Per avere il dialogo bisogna avere degli interlocutori. E qua torniamo anche al discorso del creare dei punti di riferimento. In una città come Roma, in cui la complessità è elevatissima e ci sono numerosi problemi, è importantissimo creare degli interlocutori chiari e definiti per la cittadinanza. E qua torniamo al discorso anche del decentramento. E questi interlocutori devono essere formati, cioè bisogna sempre aver chiaro cosa si sta facendo, perché lo si sta facendo e avere gli strumenti per farlo. Quindi questo devono essere, l'avevamo detto anche all'inizio nelle parole chiave, devono essere dei principi basilari su cui un prossimo regolamento, un prossimo strumento che si andrà a, a definire, che le istituzioni dovranno definire, si spera, in collaborazione e ascoltando, non come succede spesso, la cittadinanza attiva, quindi spesso succede il contrario. Questa deve essere la base, devono essere definiti dei principi chiari, degli interlocutori chiari. Un cittadino che vuole creare una rete, che sia formale o informale, associazione o anche una rete di cittadini che magari
un giorno si trovano e vogliono migliorare la città con un'azione che può essere la cura dell'area verde, la presa di un posto abbandonato. Devono sapere poi a cosa vanno incontro, devono sapere come poi devono interfacciarsi con le istituzioni, devono sapere quali sono i passi, poi, che diceva anche Chiara prima, la transizione, quali sono poi i passi? Se io inizio un'attività, un progetto che abbia comunque un valore sociale, quello deve essere proprio la base, come posso io poi arrivare all'obiettivo? Come posso poi arrivare all'obiettivo finale, che è quello di restituire un qualcosa alla cittadinanza? Devono essere definiti questi, quindi io devo sapere con chi devo parlare, come e quali poi sono i passi che mi portano da una situazione iniziale a raggiungere il mio obiettivo, che sicuramente ci vuole tempo, perché sono comunque tutti progetti, anche nella cura magari di un'area verde, che può essere più semplice, magari della gestione di un immobile o di un'esperienza come la Casa Internazionale e altre esperienze che abbiamo a Roma, però anche la cura dell'area verde ha tutta una serie di complessità che poi devono essere definite e che hanno bisogno di tempo per essere poi superate, capite e superate insieme in questo sempre dialogo costante che deve avere la cittadinanza con le istituzioni. Questo, insomma, grazie. Grazie Enrico, io proverei a ridare la parola a Marco chiedendogli di provare magari spegnendo il video, forse migliora la connessione, e mi pare che l'intervento di Enrico in qualche modo racconti anche alcune delle esperienze che abbiamo avuto nell'assemblea precedente e che oggi non sono potute esserci, ad esempio l'esperienza del casotto di Montecioci, municipio 13, che ci raccontavano appunto la scorsa volta un gruppo di cittadini e di cittadine, soprattutto donne a dire la verità, ha fatto un percorso di pressione rispetto all'istituzione municipale chiedendo che venissero stanziati dei fondi per ristrutturare l'immobile, che era al momento, diciamo, non vecchio ma lasciato abbandonato e vandalizzato. I lavori sono in corso, ci raccontavano la scorsa volta, e una volta conclusi i lavori l'immobile verrà messo a bando. Certo, ci chiediamo anche come verrà valorizzato il ruolo che queste persone hanno avuto nello stimolare l'istituzione municipale a stanziare dei fondi, a fare la gara, a prestare attenzione su quell'immobile, perché appunto poi che arrivi un soggetto privato, partecipi al bando e ne faccia un uso che non era quello che immaginavano i cittadini all'inizio, è una contraddizione, insomma. Quindi anche il sistema dei bandi presenta sicuramente delle criticità, oltre ad essere uno strumento di trasparenza, sicuramente è anche però uno strumento che poi rischia di lasciare da parte anche appunto quei processi di riappropriazione, quei processi politici dal basso, che come ci ha insegnato l'ex Lavanderia, come ci ha insegnato Scoop, come ci ha insegnato Luce Siesta, poi partono da una riappropriazione che altrimenti non ci sarebbe stata, ecco, come dire. È un po' la domanda anche centrale, è il bene comune nasce dalla volontà dei cittadini prima che da quella dell'istituzione statale, e questa volontà in qualche modo deve essere rispettata, come dicevo prima, come paritaria di fronte al dialogo con l'istituzione. Non so se Marco ci sente, no? Municipio, scusa, Maristella di Aurelio in Comune, che appunto ci segue e fa parte appunto di Aurelio in Comune, specifica che Montecioci è municipio 14, scusate, faccio un po' di confusione. E, Marco? È proprio scollegato. Ok, se non ci sono altri interventi o mi sto perdendo io degli interventi segnati in chat. Maristella? Ah, ok. Vai Maristella, volevi intervenire?
Non riesce ad attivare il microfono, mi sa. Prova con dei cartelli. Enrico ha parlato, Chiara, perché scritto Enrico si è prenotato. Maristella ha un problema tecnico. Siamo sfortunati oggi con questi problemi tecnici. Marco si è proprio scollegato. Prova a spegnere il video. Dice a Maristella? Non so, sempre, sì, stavo si dice sempre sta cosa, non lo so, a volte funziona. E prova a parlare, però... No, il microfono è disattivato, lo vedo io. Il microfono è comunque disattivato. Non so se abbiamo fatto i passaggi, diciamo, tecnici, dicendo di per chi vuole e per chi non l'ha fatto la puntata precedente, di lasciare la mail... No, niente, Maristella non ce la fa. Di lasciare la mail qui nella chat per ricevere un po' anche gli aggiornamenti rispetto ai passaggi successivi delle prossime settimane, anche un aggiornamento su quanto ci siamo detti oggi. Però appunto il lavoro sulla carta, sul manifesto è appena cominciato e più lo rendiamo come dire, trasversale e ricco di prospettive, più può tenere dentro diversi punti di vista, anche nuovi. Vedo Marco che si sta ricollegando, vediamo se riesce staccando il video. Dicevo che questo percorso vuole arricchirsi man mano di varie esperienze e anche fare tesoro di tutte le discussioni che sui beni comuni si stanno moltiplicando, come abbiamo visto, ci raccontava anche Marco dell'associazione Beni Comuni Stefano Rodotà, che ha partecipato fra l'altro dall'inizio a questo percorso. Ci sono varie discussioni in campo anche fuori da Roma. Stiamo adesso, diciamo, cercando di invitare il nostro prossimo incontro, la Commissione Popolare sui Beni Comuni, che vede coinvolte diverse realtà come l'Asilo di Napoli, Macao, Remake, anche gruppi legati alla tutela dell'ambiente e del verde. E è sicuramente un ambito di discussione che intendiamo, come dire, tenere dentro, includere e soprattutto capire poi come anche dalle varie città si possono avere degli stimoli. Marco, forse ci sei riuscito, perché non ti vediamo, però forse possiamo sentirti. Vuoi provare a intervenire? Aspetta, forse ce la posso fare. Sì, ti sentiamo. Sono dal telefono, allora... No, niente, io volevo solo introdurre il tema da discutere sul, diciamo, del rapporto sostanzialmente tra i promotori iniziali di una battaglia che, se debbono avere un ruolo, diciamo, in qualche modo automatico di gestori, e il tema introdotto spesso dalle amministrazioni della messa a bando della gestione, e il tema che in qualche modo non è mai stato affrontato a Roma, delle assemblee dei cittadini, cioè nel senso se l'associazione che ha fatto la battaglia si pone in un ruolo diverso, cioè quello anziché di gestore, di attivatore di partecipazione, in qualche modo coinvolgendo direttamente i cittadini sul territorio, in qualche modo cedendo pezzo di, diciamo, se vogliamo, un pezzo del proprio potere e progressivamente all'assemblea dei cittadini. Cioè nel senso, in questo modo il ruolo dei cittadini cioè, si attiva un processo di cosiddetto empowerment, cioè in cui i cittadini cominciano a sentire come proprio il bene comune. Perché il punto è proprio questo, cioè siccome il rapporto con l'amministrazione pubblica, a Roma specialmente, è come ha già precisato prima Diego, mi sembra, è devastante, cioè nel senso i tempi di attuazione, diciamo, no, di qualunque battaglia promossa dai cittadini è talmente lungo che alla fine le persone prese dall'oscuramento abbandona qualunque battaglia, perché non vede, diciamo, nessun risultato agli sforzi che fa. Quindi, diciamo, rimangono solamente diciamo, le persone che comunque
hanno un'esperienza magari politica o di attivismo di lungo periodo, e mentre il cittadino normale alla fine ha un atteggiamento disincantato, cioè nel senso il problema sostanziale è che l'amministrazione nella maggior parte dei casi è un'entità ostile, specialmente nei confronti del cittadino normale, e non un'entità che facilita l'uso del bene comune, anzi spesso, proprio lì era il tema che abbiamo affrontato con la legge di iniziativa popolare, purtroppo il pubblico diventa un agente della privatizzazione, quindi è un nodo molto importante questo, perché in qualche modo il comune come entità, diciamo, separata dal privato e dal pubblico, è un intermediario che tende a facilitare l'uso pubblico, ma in qualche modo si va a contrapporre anche al pubblico, perché appunto, cioè, siccome l'ente pubblico in un contesto politico in cui i processi di privatizzazione fanno parte del suo calendario politico, è un avversario del bene pubblico, è lo stesso settore pubblico. Quindi voglio dire, cioè, per poter in qualche modo permettere un'effettiva godibilità del bene pubblico da parte dei cittadini, in qualche modo i gruppi, le associazioni che hanno fatto le grandi battaglie per poter acquisire il bene, a un certo punto della battaglia devono in qualche modo cambiare quantomeno strategia, cioè nel senso devono facilitare un passaggio dalla gestione, diciamo, dell'associazione direttamente all'assemblea dei cittadini. Questo è un aspetto che va approfondito molto in dettaglio, però è uno spunto che volevo introdurre. Grazie Marco, introduce un tema molto interessante che insomma ci dice quanto poi il rapporto con l'amministrazione sia multisfaccettato, e quindi sia conflittuale, spesso di mancato riconoscimento, e poi può non essere chiaro qual è l'interesse dell'amministrazione, se appunto quello di privatizzare o se è quello di dare invece centralità al protagonismo della cittadinanza. Sia la storia di Scoop che di Luce e Siesta, che fanno parte di questo percorso, appunto ci ricordano quanto poi anche il soggetto 100% Comune di Roma, quindi l'ATAC, stia facendo poi sul patrimonio immobiliare un percorso di privatizzazione importante, perché poi c'è tutta la questione del fallimento, del procedimento fallimentare di ATAC, però nel patrimonio di ATAC sussistono due esperienze importanti di riappropriazione e di beni comuni che faticano profondamente a parlare con l'amministrazione, sono continuamente minacciate, nonostante poi gli sforzi di trovare delle strategie che non sono quelle dell'arroccamento e della chiusura dentro lo spazio, ma sono invece quelle di aprire prospettive, di aprire la cittadinanza, di assemblee. Scoop lo ha fatto partecipando al progetto Reinventing Cities, che prevede poi tutta una nuova gestione di quell'area, che purtroppo però, essendo poi anche un deposito ATAC molto grande, con una grande cubatura, ha chiaramente un interesse, come diceva prima qualcun altro, dei grandi speculatori importanti, o come Luce e Siesta, che è un immobile molto più piccolo, ma che appunto invece ha dimostrato di avere un'importanza anche di esperienza, di riappropriazione delle donne, di centralità delle politiche di genere, in una fase in cui quest'ottica è centrale, non ha trovato assolutamente terreno fertile nel dialogo con l'amministrazione. E lascio la parola a Chiara dell'ex lavanderia, che ha chiesto di intervenire. Sì, intervengo velocemente soltanto su una cosa. Uno, ringrazio chi ha ricordato le attività artistiche a vario titolo, tenendo presente che per esempio noi abbiamo sempre sostenuto che se vuoi l'eccellenza devi avere, come dire, è come nel calcio, e cioè devi avere la squadra primavera, cioè devi avere degli spazi dove si sperimenti, ci si provi, dal dilettantismo si decida se passare a qualche cosa di più serio, e questo è fondamentale. Quindi
capisco che dovrebbe essere sempre tutta eccellenza, ma l'importante è che sia anche un'eccellenza creativa che è generativa di futura eccellenza. La seconda cosa invece che mi era venuta in mente è che in qualsiasi carta di principio noi dobbiamo metterci la reciprocità dei comportamenti. Lo dico perché nell'esperienza nostra abbiamo toccato con mano, e non credo che siamo stati soli, il fatto che se anche tu attivi gli strumenti di partecipazione ad oggi esistenti, mentre c'è il dovere dei cittadini nel rispetto di tempi, modi e regole per poter attivare la partecipazione, non c'è dall'altra parte alcuna sanzione o effetto immediato nel caso in cui l'amministrazione invece non rispetti quello che deve fare. Questo è stato vero per la prima delibera sul Santa Maria della Pietà, che non è mai giunta in consiglio comunale, fino a quando non c'è giunta la seconda, allora hanno eliminato anche la prima, e così è vero per la proposta di legge di iniziativa popolare alla Regione, che non è mai stata discussa ed è stata presentata nel 2014. La previsione era che fosse discussa in 6 mesi. Diciamo che un anno abbondante c'è stato solo perché hanno preteso la verifica di tutte le firme, peraltro ci sono state altre conseguenze che, vabbè, lasciamo perdere anche dal punto di vista economico, dopodiché è entrata in un cassetto e alle interlocuzioni poche a cui abbiamo avuto risposta, la risposta è sempre stata: ah, se dovessimo fare così allora la bocceremmo, e come è successo per la delibera, allora bocciatela, cioè ognuno si assuma le sue responsabilità, ma che non sia possibile che l'amministrazione non abbia dei tempi. Quindi io credo che la reciprocità e dei luoghi di reciprocità ci debbano essere, e che questo possa essere inserito, perché ci ha provato la Regione Basilicata, se non sbaglio, anche negli statuti degli enti locali, in maniera che sia una cosa che appunto ha un peso anche dal punto di vista dell'ente locale. Non può pensare che il cittadino è costretto in 6 mesi a raccogliere tot firme, a presentare le cose fatte in un certo modo, a pagarsi i notai, a fare tutto quello che deve fare, e poi loro possono semplicemente acquisire tutto questo e far finta che non esiste. Questo è solo uno dei principi, dopodiché ci sono gli altri. La questione del bando è esattamente la stessa cosa, e cioè è il mancato riconoscimento, la mancata reciprocità con il cittadino. Quindi, laddove ci siano iniziative dei cittadini che identificano ruolo, funzioni e finalità di un bene comune e modalità anche di gestione di quel bene comune, io credo che debba in qualche modo essere sancito che l'amministrazione non possa deciderne a prescindere, perché questo vuol dire che non sta ascoltando la cittadinanza. Mi fermo qui. Grazie Chiara, ricordiamo poi che l'esperienza dell'ex lavanderia è quella che ultimamente ha subito, come dire, lo sgombero dopo anni di attività, di progetti, di visioni. Vai, dici. Sì, adesso stiamo presentando altri, cioè vorremmo presentare al pubblico, cioè non alla regione, al comune, alla provincia, ma a tutta la città, un altro progetto. Però volevo ricordare a questo punto l'altra cosa che è successa oggi al Parco della Snia, cioè è incredibile che anche laddove ci sia il riconoscimento di un'area naturale, di un'area protetta e così via, possa arrivare un privato, tirare giù gli alberi, sbancare parte del territorio, e debbano essere i cittadini a mettersi davanti alle ruspe per sollevare il problema e poi far scoprire che era tutto abusivo. Allora, questo è il motivo per cui i beni comuni su Roma, quantomeno, ma non solo su Roma, sono beni che hanno delle nascite, diciamo, tra virgolette, improprie, nel senso che il riconoscimento avviene solo da parte della cittadinanza, ed è giusto che sia così, ma manca sempre, anche quando viene fatto istituzionalmente, da parte del pubblico, ed è per quello che noi diciamo che la gestione è privata, nel senso che di fatto il pubblico non tutela il proprio patrimonio, il patrimonio che dovrebbe essere di tutti. E questa è una delle questioni sostanziali. Poi può chiamarlo valorizzazione il fatto che lo ceda ai privati, ma insomma è una follia. Ecco. Però volevo ricordarlo, quella del parco di oggi, perché è scandaloso, è stata veramente una cosa scandalosa. E credo che non sia finita qui, quindi di prestare attenzione a quello che succederà anche lì nei prossimi giorni.
Volevo solo aggiungere una cosa, che la legge sui beni comuni aspetta, introduceva... ti presenti, non ti vedo. Sono sempre Marco Giustini. Ah, ok, grazie, scusami. Vuol dire che la legge sui beni comuni introduceva proprio questo aspetto sostanziale, cioè quella della titolarità dei beni. Cioè, qui è chiaro che nel momento in cui si ha un soggetto pubblico che opera in modo privatistico, perde in realtà il suo ruolo di protettore del bene. Quindi la legge introduceva la possibilità della titolarità del bene, cioè quindi chiaramente si può operare solamente andando ad operare sul codice civile, perché chiaramente non è un qualcosa che si può fare con una delibera, insomma, no? Per quello avevamo attuato il percorso della legge, ed è poi qualcosa che è stato già previsto, diciamo, parzialmente nella Costituzione, no? Se vogliamo, gli enti di interesse generale che sono direttamente titolari dei beni, no? E questo è un nodo essenziale che prima o poi andrà affrontato. E poi volevo aggiungere anche un'altra cosa, che purtroppo l'ente, diciamo, la politica chiede sempre la cooptazione politica per operare, cioè nel senso non in Italia, in particolare a Roma, se non c'è l'affiliazione, non c'è l'affiliazione politica, non si accetta la collaborazione. È molto difficile che il politico diciamo, al potere del momento accetti una collaborazione di associazioni che in qualche modo gli sono neutrali, no? Quindi, diciamo, c'è il problema dell'autonomia dell'associazionismo rispetto alla politica, che questo è un tema che prima o poi andrà affrontato. Grazie. Grazie Marco. Non ho sott'occhio la chat, ma non mi sembra ci siano altri interventi, giusto? Ok. Quindi io direi che, insomma, anche oggi abbiamo costruito un momento di confronto interessante, spero e penso, che andrà a comporre ancora il ragionamento che stiamo portando avanti, le riflessioni di questo percorso che abbiamo immaginato molto denso di incontri, perché sono appunto quattro momenti di approfondimento e tre assemblee. La prossima sarà il 23 maggio. Però abbiamo pensato anche che confrontarci lungo il percorso sarebbe stato anche un po' la chiave per leggere insieme le contraddizioni, i dubbi, anche le domande che giustamente oggi Marco e Diego ponevano e che verranno introdotte nella discussione, e che speriamo siano poi chiaramente non risolte, ma continuino ad essere delle domande utili. Quindi ci vediamo nel prossimo appuntamento dell'8 maggio online su Zoom, e la prossima assemblea invece il 23 maggio. Sulla pagina della coalizione Beni Comuni trovate sia la sintesi che ha fatto Maya con le slide, sia insomma i prossimi appuntamenti. Quindi io vi ringrazio da con Felipe qui dal coworking Mille Piani, altro spazio di socialità e di lavoro comunitario che in questi anni risulta ancora, in questi mesi è risultato importantissimo, e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.